Bentornati cari amici, in questo nuovo video mi trovo a Parigi, magari, e andrò a spiegarvi come salvare e importare un progetto su KineMaster. Inoltre vedremo quanto è utile questa funzione che ti permetterà di continuare un progetto anche su un altro dispositivo o se hai eliminato i media sul tuo smartphone. Allora siete pronti? Sigla! Iniziamo subito, andiamo ad aprire KineMaster e scegliamo un progetto che abbiamo appena creato o uno vecchio che abbiamo salvato. Da come si può notare, nel progetto ci sono vari media, anche come livelli, transizioni, testo e tanto altro. Tornando indietro nella home di KineMaster, dovremo tener premuto sul progetto in questione e premere su Esporta progetto. In questo modo verrà creato un file con al suo interno media, foto, transizioni, gli effetti, tutto come l'abbiamo settato nel progetto di KineMaster. Scegliamo quindi dove salvare il file sul nostro smartphone ed aspettiamo che l'operazione venga completata. Ora, per mostrarvi come funziona il file progetto, andrò a eliminare il video che stavo creando, tenendo premuto su di esso e poi su Elimina. Adesso, per caricare il progetto, dovrò andare su Creare nuovo e, scorrendo in basso, su Importa progetto file Kina. Scegliendo il file dallo smartphone, vedrete che il progetto sarà ricreato così come l'abbiamo lasciato. Quindi, grazie a questa funzione, possiamo decidere di continuare un progetto anche su un altro dispositivo oppure inviarlo a un amico o un collega per permettergli di continuare il nostro lavoro. Inoltre, con questa opzione, anche cancellando dal nostro smartphone foto e video utilizzati nel progetto, potremo continuare il video senza problemi. Infine, volevo mostrarti l'opzione Ottieni progetti, che è stata aggiunta in un recente aggiornamento di KineMaster. In questa sezione troviamo tantissimi progetti tra cui scegliere, che possiamo scaricare e utilizzare come se fossero nostri. Premendo su Scarica dopo aver visto il progetto, ci ritroveremo quest'ultimo nella home di KineMaster. Chiaramente potremo andare a sostituire i media nel video con nostre foto e video, in modo da personalizzare il tutto. E cos'altro aggiungere? Anche per oggi è tutto, ti ringrazio per la visione e ti mando un grande saluto da Parigi.